Eccoci qua allora, benvenuti, buona sabato, buon weekend, buon fine settimana di sole finalmente. E buone... Un saluto anche ai miei amici su Instagram, a chef Mariangela, Chris Mats, Robert Lunardon, Roberta, eh, da qui ci vedo poco, però un saluto carissimo anche su Instagram, siamo in diretta su Instagram, su YouTube, su Facebook, basta, non c'è altro. Non c'è davvero altro, per cui abbiamo occupato tutti i canali di divulgazione scientifica, di divulgazione scusate, medica e tutti i settori, per questo nostro incontro. Eh, di nuovo, dopo l'intervista che ho fatto l'altro giorno per Tecniche Nuove, eh, che è il mio editore, eh, in occasione del mio libro Nutri il tuo cuore, che è questo. Che è questo. Che è questo qui dove eh, in poche parole mh, vabbè è un libro che è uscito da, da un anno però eh, preannuncia l'uscita di un altro libro che uscirà in tutta Italia nel, in tutte le librerie mh, uscirà dopo l'estate penso perché ci vuole del tempo anche approfittando di questo periodo di disconnessione mentale che si è verificato in molti Persone, editor, eccetera, eccetera, a causa di questa fantomatica epidemia. E quindi siamo qui adesso per poter parlare invece in diretta, perché io ricevo costantemente numerose domande alle quali purtroppo non posso rispondere a tutte, a qualcuna, quando riesco, lo faccio. Sistemo un attimo col microfono il microfono, che è una cosa incredibile. Eh, però mh, eh, non riesco a volte a rispondere a tutti perché questa è l'occasione. Ho voluto aprire questa sessione di domande e risposte sul cuore perché ci sono, ancora, ci sono sempre delle preoccupazioni riguardo il cuore. E d'altronde, come si fa a non essere preoccupati del cuore, eh, che sede di qualsiasi mh, sentimento? E come dice la nostra Sara Cescon nello spettacolo del cuore, il cofanetto appunto, eh, che si apre ogni tanto che dovreste tenere sempre aperto. È davvero un monologo stupendo, quello che fa Sara Cescon, l'attrice del nostro cast dello spettacolo del cuore, che tra l'altro riprenderà. Sembra: Non so se c'è Franco Ruggero online. Ciao Marisa. Eh, non so se c'è Franco Ruggero online per caso che sta ascoltando, so che oggi è impegnatissimo in. Con le ambulanze, uh, ma se c'è, dovremmo avere notizie da lui. Quanto ormai è il training manager e sales manager marketing per la, il nostro spettacolo del cuore. So da, ditemi da dove, chiamate, da dove chiamate, da dove siete connessi. Perché se non siete connessi in una città dove non c'è stato ancora lo spettacolo del cuore, vi invito uh, obbligatoriamente. Vi invito obbligatoriamente, non è male di sensibilizzare chi di dovere, ossia comuni, associazioni, eh, associazioni di volontariato, Croce Rossa, Croce Verde, farmacie, farmacisti eh, e tante altre figure eh, importanti, le quali hanno la capacità di decidere di farci arrivare, noi, a noi ci basta una, una piazza anche all'aperto con le, i distanziamenti dovuti e poter realizzare così. Il nostro spettacolo nel cuore in tutte le città ne abbiamo raggiunte, eh, riconnessione in corso con Instagram. bene, ne abbiamo raggiunto 67. Mi sembra, se non sbaglio. Per cui potremo arrivare alla 68esima andando nella tua città e facendo vedere eh, ovviamente lo spettacolo del cuore. Uno spettacolo, potete darlo a vedere sul sito www.spettacolo del cuore.it, dove facciamo vedere il cuore su schermi cinematografici enormi. E parliamo di come prevenire, di come curare, di come eh, tra virgolette giocare con la salute in senso benevolo, non giocare in senso negativo, sfruttando tutti quei meccanismi piacevoli che possono comportare la protezione non solo del nostro cuore, ma di tutto il nostro. Organismo. Bene, allora, mh, se avete domande qui da anche da Instagram, eventualmente però non riesco a leggere tantissimo, ciao Giovanni, ciao Gia Gianna, perché è molto piccolo, ma forse è meglio farle qui su, uh, you, you, uh, su YouTube e su Facebook. Chissà quanti di voi saranno al mare in questo momento, davvero uh, me ne compiaccio, credo che anch'io domani andrò a fare un salto magari vediamo un po allora vediamo qualche domanda andiamo dall'inizio ok chiudo un po queste finestre scusate un attimo ok allora uh, simonetta saluto frec Franci, mi do mi dolo. saluto lucia 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 non ha presente sempre Dottor Terranova, salve il test al ciclette ergometrico è molto più efficace rispetto allo step test. No, um, Selenia, una domanda su Instagram. No, Selenia è un test che vale, lo scopo è quello di aumentare la frequenza cardiaca. Al cuore non interessa la causa dell'aumento della frequenza cardiaca, sia che tu faccia sotto sforzo ciclette sia che tu faccia sotto sforzo uh, bicicletta, identica cosa. Lo scopo è aumentare la frequenza cardiaca e verificare che cosa accade sotto la frequenza cardiaca. Eh, salutiamo anche Daniela che non è al mare, mi scrive. Bene, non avevo dubbi. Eh, Anna Peroni dottore, dunque, vediamo un po' le domande, se non vorrei perderne nessuna. Anna De Laurentis, eh, dottore, ho la pressione sempre eh, bassa. Massima volte 95 con 58. Cosa fare? Beh, è una condizione spesso parafisiologica, non esiste una patologia tranne in alcuni casi eh, di eh, ipotiroidismo. Ma si vede, meglio lo nasconda. Di ipotiroidismo, per cui mh, non penso non è un problema, ipotensione. La tendenza di ipotensione, vi ricordo che si dice ipotensione quando andiamo sotto i 100 di massima millimetri di mercurio, ma se non ti dà alcun problema, una condizione parafisiologica. Un piccolo consiglio alimentare, senza utilizzare farmaci nel modo più assoluto, adrenergici, eccetera, eccetera, puoi aumentare con un pizzico di sale in più nella, nelle tue pietanze, il sale, nella dovuta quantità, può essere utile per aumentare la pressione arteriosa, soprattutto in questo periodo. Uh, ok Anna De Laurentis um, ok uh, Anna De Laurentis um, vi invito una domanda per una persona non posso fare un colloquio con la stessa persona con 6-7 domande di seguito questo per dare spazio a tutti quindi una persona una domanda una persona una domanda uh, va bene um, Anna Peroni, lei, eh, ieri un cardiologo mi ha detto Aspetti, la mettiamo online. Ieri un cardiologo mi ha detto pensare che si possa fare terapia con la dieta è insensato. Lei cosa ne pensa che è insensato quel cardiologo che gliel'ha detto perché va contro ogni linea guida internazionale e va contro ogni Uh, ogni concetto della medicina in senso olistico sono coloro che convinti che sia il farmaco l'unica soluzione a tutto e non è l'unica soluzione a tutto per fortuna la medicina allopatica si sta allargando verso una visualizzazione generalmente un pochino eh, più olistica mica tanto io lo sono al 100% e dire una Cosa del genere è davvero una... Um, una di una ignoranza culturale spaventosa, spaventosa, Ed è il perseguire, Anna Peroni, nel concetto, nel retaggio culturale del fatto che l'alimentazione non serve a niente. Una, una, non riesco neanche a dire queste parole, non riesco neanche a pensare che allo stato attuale, per fortuna ancora non è così, mi sembra, ma le università, in facoltà di medicina... Non esiste un esame obbligatorio di nutrizione umana. Non so se mi spiego. Capite come siamo vincolati da un retaggio culturale quando sappiamo che l'alimentazione è alla base, alla base, ma senza ombra di dubbio. Quindi, Anna Peroni, non ho altro da aggiungere. Buongiorno a tutti, Greg. ciao Gabriel. Antonio, salve dottore, il reflusso gastroesofageo può causare aritmie? Assolutamente sì, Antonio, è una delle cause maggiori delle aritmie, soprattutto le aritmie atriali, per cui, per cui eh, infiammando il cardias, scusate leggevo una puntualizzazione su Instagram, eh, infiammando il cardias si, si infiamma anche quel plesso nervoso che, detto davvero molto semplicemente, ha anche delle possibili correlazioni con il sistema nervoso del cuore, quindi sì Antonio. È una delle cause principali. Buongiorno Anna Liberti. Eh, Franci Midolo. Eh, mi ha mandato una mail con l'esito della visita. Può dare un suo parere, soffro di ansia, panico. Eh, non do, non faccio visite, Franci, non so se sei una mia paziente. Vorrei dire a tutti che non faccio diagnosi né terapia né visite eh, attraverso email, per cui non è etico, né deontologico, né sicuro per te, Franci, Quindi non guardo le email dove mi mandate esami elettrocardiogrammi, non rispondo. Ho attivato dei servizi di consulenza online professionali se avete bisogno e, e, vis e visito normalmente fisicamente, fisicamente anche ogni tanto nella mia città che è Padova. Tutti i riferimenti per dove visito, cosa faccio e come poter contattare con me professionalmente sono sul mio sito www.davideterranova.it Mi dispiace Franzi, un abbraccio. Se hai una domanda da farmi qui, te la, ti rispondo volentieri. Buonasera Rossi Manola, buonasera Eustacchio Colucci, buonasera Samuela Sacchetto che davvero eh, mi fa piacere vedere che è una, una paziente che seguo da tanto tempo ed è anche una carissima amica. Ivana Massimo eh, Villano, il reflusso ha proprio tra la tachicardia? Ivana ho appena risposto, la risposta è sì. Eh, Tina Notar, vorrei sapere una sua pulizia, mi piace questa pulizia delle arterie, sta un po' da camino. Eh, se ne parla molto ultimamente, grazie. Eh, Tina Notar, non esiste la pulizia delle arterie, sono termini, vabbè, popolari, giusto per dare a voi la comprensione della, della cosa, non esiste la, la, la pulizia delle arterie, esiste la pulizia... Eh, altre pulizie la pulizia del viso <ride> esistono altre cose ma purtroppo chi ti ha detto da dove leggi queste cose sono termini che non hanno nessuna fondatezza è un modo di dire per dare l'idea a voi che ci sia la possibilità di pulire le arterie non esiste nulla che pulisca le arterie nulla niente non esiste esiste qualcosa per evitare che si formino le placche che Uh, si infiammino le placche, ma non si puliscono. Uh, Maria Parpaiola, buongiorno. Uh, Maria Teresa Cardi mi, mi può contattare in privato. Maria Teresa, DavideTerranova.it. Puoi contattarmi quando vuoi. Uh, Anna, buongiorno, Anna Rita. È Ramo, o è Ramo Anna Maria uh, Rossi. No, scusate, Anna Maria Olivieri, scusate. È più pericoloso il flutter o la fibrillazione atriale? Eh, una bella domanda, Anna Maria. Il flutter è più pericoloso perché il flutter è una successione più lenta di extrasistoli sopraventricolari che induce una maggiore presenza formazione di coaguli, detto in modo semplice. Tanto è vero che il flutter tentiamo quando non è curabile, di convertirlo in fibrillazione atriale, pensate, perché è più sicura, paradossalmente, la fibrillazione atriale. Vi ricordo che il fluttere è tra 200 e 400 extrasistoli sopraventricolari al minuto. Il fluttere è da 400 a 600. Però ha la possibilità di indurre meno formazione di coaguli, in la fibrillazione atriale. Uh... Mara Spagnuolo, ciao, ciao Mara, ciao Marisa Terranova, eh, nome, eh, è un nome omonimo, si dà il caso, della mia grandissima, stupenda, meravigliosa sorella. <ride> ciao Marisa, ciao. Eustachio Colucci, eh, cosa vuol dire atrocinistro nei limiti, lema anteriore mitralico, allora, cosa vuol dire? Uh, altro, sì, questo è l'esito di un'ecografia, Eustachio. Uh, nei limiti il lembo anteriore mitralico, lieve, iper, lieve iperecogeno con minimo riguristo e ventricolo di normale per il Niente, Eustachio, sono termini tecnici che indicano una lieve insufficienza della valvola mitralica, che è quasi eh, parafisiologica, come si diceva una volta quando facevamo esercitazioni di ecografia, una insufficienza mitralica e tricospidale. Lieve, tricospidale lieve non si nega a nessuno <ride> quindi non è nulla ostacolo nel modo più assoluto sentite Pasquale Piacenza buongiorno vado in affanno dopo angioplastica mm, che dire? buongiorno vado in affanno dopo angioplastica fatti una visita Pasquale devi farti una visita cosa posso dirti Ada, se volete rispondervi anche tra di voi, mh, davvero per me va benissimo. Quindi so che ci sono degli esperti all'interno di in questo gruppo che si collega con me, questo centinaio di persone. Ho oh, Ada Rita Montanari, il colesterolo 222, HDL 67, LDL 121, il mio medico mi vorrebbe dare le statine, lei cosa ne pensa? Non posso dirti in base ai numeri, generalmente con questi valori io non do mai le statine, a meno che non ci siano altri fattori di rischio per fare questo. Serve un'anamnesia da rita non si può. 222 67 129 statine siano. Sì non, non è possibile. Però io con questi valori, se non ci sono altri fattori di rischio, non do, non do statine uh, La vitamina Lida Colucci, uh, la vitamina K2 dei della Credit, la prendo vitamina k da prendere per sempre. Eh sì, Lidia, Licia. la devi prendere con periodi di washout, cioè periodi di interruzione della. Della buona giornata Mosca Grazielle, buona giornata Valeria su Instagram. Sì, devi prenderla eh, per sempre. Eh, sono nutracerti, vitamine, secondo voi si sospendono l'assunzione di vitamine? No, l'integrazione con vitamina D mh, si mantiene se non hai la certezza di poterla mantenere nei valori normali. Ieri ho visto un paziente, pensate un po', riguardo alla vitamina D, che mi ha riferito che il suo curante gli aveva detto che la vitamina D eh, poteva anche sospenderla perché non serve a niente. Quando sentite queste frasi, uh, e io per dovere deontologico non posso parlare male di nessuno dei miei colleghi e non voglio farlo perché estimo tutti i miei colleghi dal primo all'ultimo perché per arrivare a diventare medici, credetemi, eh, esiste una difficoltà essenziale, non semplice, quindi sono tutte persone che devono avere la stima e il rispetto di tutti, mio compreso perché sono anche i miei colleghi. Però, quando sento dire a un paziente: nella comunicazione pessima che i medici hanno spesso, pessima comunicazione, eh, quando soprattutto devono comunicare delle notizie brutte o quando comunque devono avere un dialogo efficace col proprio paziente e quando sento frasi del genere a meno come mi vengono riferite dal paziente quindi può anche essere che il paziente abbia detto una stupidaggine ma se il vostro curante qualsiasi esso sia dal biologo al farmacista al medico vi dicesse una frase del genere sappiate riguardo alla vitamina d Sappiate che ha detto una grande stupidaggine, non per parere di Davide Terranova perché io non mi contrappongo presuntuosamente a nessuno, ma dice una, uh, dimostra un'assenza culturale preoccupante. Dire a una persona non prenda vitamina D perché non serve a niente vuol dire. Eludere quello che è la formazione, l'evoluzione della nostra formazione professionale. Noi abbiamo il dovere morale, oltre che deontologico, di aggiornarci ogni giorno. E quello che dicevano tre mesi fa non è quello che dicono, si dice oggi nella comunità scientifica. Capite il valore della nostra, eh, della nostra, eh, del nostro aggiornamento, del nostro continuo perpetuare, perpetrare. I uh, documenti che possono essere utili al nostro accrescimento professionale che alla fine si trasmette in un beneficio tuo, non oh mio, tuo. Cioè, tu che sei un mio paziente hai beneficio se io so che la vitamina D non presa aumenta la probabilità di malattia del cuore del 57 del 47, scusate, per cento. In più, cioè, se non la prendi, se non hai un, una quantità utile di vitamina D, hai il rischio di avere un infarto o una malattia cardiaca maggiore del 47%. Questo lo sappiamo un anno fa, non lo sapevamo. Dico un anno per dire un esempio. Oggi lo sappiamo. E come faccio a saperlo che oggi lo sappiamo? Perché mi documento e mi aggiorno. Se io dico quindi un'affermazione contro questa asserzione, vado contro quello che è appunto la, uh, la, la corretta informazione al paziente e il suo beneficio. Quindi sì, devi prendere vitamina D se, non è, se sotto se non sono i valori normali, e integrare senza dubbio. Uh, Gabriele Clopotan uh, che ha la pressione spesso bassa 60-100 normo peso in borsa salute cosa può fare per far, salire tantino, uh, per far salire tanto sport la pressione bassa uh, 100 ho detto un pizzico di sale cloruro di sodio sale da cucina niente di più qualche liquirizia pura in più buongiorno Giuseppe Ceratti Sandro Quartarolo, non filtro le domande, le, le metto visibili, eh, quindi non abbiate, cioè io vado senza rete. Buongiorno dottore, volevo sapere se quando si prende l'acetil carnitina si può assumere anche vitamina C, omega K2. Io ho avuto un'eschiavole coronarica con due sten, grazie. Sandro, senza ombra di dubbio, sì, la risposta è sì. Uh, Ivana, ciao. Ciao Ivana Massimo Villano. Uh, Giulio Monachello, buongiorno dottore. Cortesemente vorrei sapere se per se per equilibrare il simpatico cardiaco, in modo che non dia impulsi al cuore che causi palpitazione e fibrillazione atriale, ci sono nel campo delle nutrienti alimentari integratori del in caso. Giulio, da dove ti viene questo tipo di concetto che il simpatico, che il sistema nervoso simpatico cardiaco possa essere suscettibile? di cambiamenti con l'alimentazione ma anche questo concetto che sia simpatico bisogna vedere se questa è la causa delle tue aritmie non c'è comunque un'alimentazione a riguardo Giulio una domanda formulata così eh, pone che tu abbia una visione mh, che ti sei formato che hai acquisito ma non sono, non sono dei concetti perfettamente in linea con quello che sappiamo noi in termini di aritmie cardiache comunque eventualmente eh, se vuoi approfondire in questo caso accetto una tua seconda domanda Cinzia Esposito da Salerno, mitica Salerno da Palermo Maria Caceteras Maratea un salutissimo a tutti grazie Fernanda Iacovillo grazie dottore, ascolto sempre molto ventieri. bene, Anna Maria Olivieri da Roma Anna Liperti in Liguria, che meraviglia io seguo da Helsinki, Antonio Dubito ci sia stato lo spettacolo qui, vero Antonio? Però mai dire mai, andremo a, anche in Svizzera, quindi gireremo un bel po'. Dovremmo andare in Svizzera. Eh, la salute la seguo sempre da Transilvania, mamma mia, ah sì Angela, la conosco Angela Mocanau, dalla Transilvania, pensate un po'. Uh, cinzia Esposito, uh, ho 58 anni e devo assumere vitamina D e quale grazie, quale grazie? Non c'è che ci sia un grado di nulla cinzia, vitamina D, devi assumere in base al parametri quanto hai attualmente di deficit. Sicuramente hai un deficit di vitamina D. E devi assumerla in quantità. Uh, anche qui su Instagram, sulla vitamina D, non posso fare dirvi la quantità, quante unità internazionali da assumere, perché. È un, uh, uno schema in base a quanto sei carente, quindi non posso dirti con esattezza, ma il tuo medico di famiglia queste cose le sa. Domenico Lori Gentile, eh, buongiorno dottore, un piacere, grazie, Domenico. Volevo fare due domande. La terapia con i beta bloccanti è da fare per tutta la vita? È vero che il cuore fanno... Bene dormire sul lato sinistro, un abbraccio dalla provincia di Crotone. Allora, domenico. Domanda numero uno: la terapia con beta bloccante da fare per tutta la vita? Eh, dipende perché la stai prendendo. La risposta è sì: se hai avuto un insulto ischemico, una cardiopatia ischemica o qualche problema di questo tipo, la terapia beta bloccante va presa per sempre. Eh, domanda numero due: è vero che al cuore fa bene dormire sul lato sinistro? Assolutamente no, il cuore fa bene dormire in piedi, testa in giù, se no, gli astronauti avremo dei problemi seri. Eh, il cuore può dormire, eh, non interessa nulla da che parte tu dorma, l'importante è che tu dorma almeno dalle 6 alle 8 ore. Questo sì che fa bene, ma non ha importanza se sul lato destro, sinistro, sopra o sotto di fianco, Nessun, nessuna correlazione. Uh, un abbraccio alla provincia di Crotone ti abbraccio anch'io da Padova saluti Veronica da Asti Stefania da Roma Stefania Fanasca Maria Catares da Palermo bellissimo Mirko Nov buongiorno dottore buongiorno Mirko Adriana Caschetto salve dottore lei è d'accordo mettiamo online la domanda Salve dottore, lei è d'accordo nella somministrazione della vitamina D eh, ogni giorno e la vitamina K? Grazie. Sì, ho già risposto, Adriana: assolutamente sì. La, la tipologia o la tempistica eh, dipende dalla, da che tipo di molecola integratore usi. Eh, dottore, buongiorno. Essendo cardiopatica, in sovrappeso non riesco a prendere peso? Perdere peso più di tanto mi hanno consigliato la metformina. Io non ho non ho la iperpice mia, cosa ne pensa, Sono titubante? Sono anch'io titubante, Giovanna. Eh, um, dare farmaci per risolvere problemi che non sono pertinenti di quei farmaci è una cosa. No comment. Devi perdere peso, non, non, so, non riesco a perdere peso, riesci a perdere peso se fai qualcosa che fa perdere peso. Non è possibile non perdere peso se non si attuano dei meccanismi giusti per perdere peso. Non è possibile. Il tuo peso non si forma per virtù dello Spirito Santo o perché qualcuno ti manda eh, eh, continuamente grasso addosso. Devi trovare il modo per... Perdere peso e il modo c'è. Trova lo. Mi capita spesso, Maria Grazia Azzolini, eh, di sentire il cuore che batte forte e mi dà fastidio, non riesco a dormire. Il cuore batte forte perché evidentemente ci può essere qualche tipo di aritmia benigna. Se ti dà così tanto fastidio, dai un fare un elettrocardiogramma, un oltre delle 24 ore, vedi che tipo di aritmia abbiamo, generalmente, sono banalità generalmente sono davvero banalità. Maria Grazia. Quindi un elettrocardiogramma di base, cioè a riposo, e, e poi, eventualmente in delle 24 ore, dove ti mettono una un eh, Elettrodo, non ho qui. Mi chiedono di mettere la mascherina. Purtroppo non ce l'ho qui perché ho dovuto lasciare giù. E comunque ringrazio eh, le persone che mi hanno mandato le mascherine personalizzate, che sono davvero la fine del mondo. Le metto sempre in ospedale perché addirittura con le... la prossima diretta le metto. Va bene, grazie, grazie mille, gentilissima, davvero. Uh, dicevo sull'aritmia, Maria Grazia. sì Uh, appunto fai eventualmente l'oltre del 24 ore ma Simonetta eh, sarebbe bello vederli a Cagliari spero che qualcuno del comune di Cagliari qualche associazione amici del cuore farmacista eh, già si avevano chiamato un paio di volte poi con il covid è andato via però verremmo volentieri a Cagliari buongiorno Giuseppina Garbini buongiorno Franca uh, Lamantia buongiorno Michele Menegazzi Andrea Aspettate che c'è una pausa. Un secondo andiamo in qua. Ecco qua. Allora, buongiorno, eh, dottore. Eh, Andrea. Eh, Dabala, buongiorno dottore, ultimo oltre, cardiaco 5, 30.000 bears, però, eh, ed episodi di tachicardia atriale, richiesto subito all'altro fisiologico di eventuale ablazione, secondo lei avrebbe prescritto un anticoagulante in attesa di intervento in cura con beta-bloccante eripico eh, No Andrea, non si dà l'anticoagulante in questo caso, nel modo più assoluto, non si dà. Eh, per cui uh, no, Andrea mh, va bene lo studio eletrofisiologico per vedere l'origine di questa aritmia. Anche se 30.000. sono qua. Però no, non si dà Andrea da Bala, non si dà l'anticoagulante, la, uh, quindi è corretto. Quello che hanno fatto. Buongiorno Stefania, buongiorno Gloria. Zampiglia, buongiorno Elisabeth domanda. Prolasso della mitrale a 62 anni, come va monitorato? Elisabetta, nulla, va monitorato con un'ecografia ogni due anni, ogni due anni più che sufficiente. Eh, Teresa Papagallo, salve Teresa, buongiorno. Ho da venire direttamente di persona da lei, un saluto carissimo. Saluto Teresa, va bene, l'aspetto nel mio studio. Ci sentiamo. Grazie Anna, perfetto, la pensiamo allo stesso modo, va bene. Adesso ti vedo, Instagram salta. Ah sì, ogni tanto salta, però adesso dovrebbe esserci, vero, Mariangela? Allora, Gloria Zampiglia. Eh, ieri ho fatto l'elettrocardiogramma, il medico dice tutto a posto, le non c'erano, bene, prossimo controllo, a ottobre con oltre, fantastico, va bene, Gloria, un abbraccio, un caro saluto. Antonio, grazie per le spiegazioni interessanti, di nulla Antonio, siamo qui per questo. Dottore, mio marito non ha patologia e ora ha il colesterolo a 150 HDL, 63 totale, 229, bradicardico, corre quattro volte a settimana, si diventa bene, stava facendo accertamenti per rare crisi vasovagali sospesi per Covid. Bene, non deve prendere nulla, Tania, no, non c'è nulla che deve prendere con questo valore di colesterolo e senza fattori di rischio. Uh, per non parlare del cibo che danno agli ospedali, perché nessuno fa cambiare le cose. Sì, una cosa anche lì, Marica ha ragione. Davvero incredibile, non ho parole sul tipo di alimentazione che spesso, non in tutti, ma in quasi tutti, la classica patate lesse, il purè, il pollo lesso, almeno quel che ricordo anch'io quando facevo, eh, lavoravo in ospedale. Ora non lavoro più, in ospedale, in reparto almeno. Dottore Antonio Vitelli, buongiorno. Vorrei, vorrei sapere se una persona con diabete che ha preso metformina per 2-3 anni e poi ha smesso è opportuno riprendere dopo un anno per problemi di circolazione unghie e alice No, non è opportuno prendere la metformina per questi problemi, Giuseppe Ricci eh, ah scusi, un parere? Eh, non posso parlare dei farmaci, Giuseppe Ricci, scusami, non posso parlare delle molecole, è un, un obbligo deontologico. Dora Sammati, buongiorno dottore, se trovo un laboratorio che mi fa valutazione dello stress acido dovesse essere positivo, come si cura? È eh, bella domanda Dora. Eh, Dora Sammati mi dice come si fa, perdono il microfono è partito, come si fa a curare uno stress, scusate che sistemo il microfono, un attimo che si è bloccato. Come si fa a sistemare un microfono? Avete visto? Come si fa invece a sistemare lo stress ossidativo? Eh, effettivamente, carissima uh, Dora, non esiste un farmaco per curare lo stress ossidativo, quindi o si eliminano le cause che producono lo stress ossidativo o si danno degli antiossidanti che non si trovano nel... Um, nel brasato, neanche nel, nel, nella grigliata mista. E, e, so che, ad esempio, l'altra sera hanno fatto una grigliata mista in un posto dove mi invitavano a... a no, attenzione, c'è il mio gatto che sta passando. Achille, non puoi passare dietro lì perché se mi butti giù il cellulare. Achille è il mio manager. Vediamo qua un attimo. Un secondo solo. Achille, che ti vedano tutti. Questo è Achille ed è Achille un british di tre anni che ogni tanto viene a trovarmi quando sono le dirette, magnifico esemplare. Eh, dicevo, eh, antiossidanti, quindi molto semplicemente Dora, quindi non c'è farmaco antiossidanti. Spartana Gym, uh, dottore, una horta ascendente di 41 mm vista tramite eco, dove destare deve destare la pre preoccupazione? Il cardereo di turno è scritto ectasia orta con valvola bicuspide, uh, da premettere che si parla di sportivo 30 anni in ottima forma fisica. Allora, Spartana Gym, il problema non è tanto l'ectasia della horta, ma è la valvola bicuspide, che è una condizione, una cardiopatia congenita. Um, che può dare davvero qualche problema negli anni, eh, non voglio esprimermi molto in questo contesto perché non, non va bene, dovrei vederla. e eh, ma eh, la bicuspidia aortica è una condizione, un'anomalia ehm, congenita, e quindi è quello l'oggetto del contendere. L'ectasia di 41 genere, siamo sui sotto i 35-37, eh, normalmente è la norma. Eh, è pochissimo per cui la cosa da tenere sotto controllo è l'ocografia annuale non condizione di ipertensione arteriosa quindi se c'è ipertensione arteriosa va curata prontamente e, e basta, questo sostanzialmente però mh, il problema è la, è la bicuspide ma per quanto riguarda lo sportivo può fare quello che vuole eh, previa visita medico-sportiva <ride> mi scrivono sta benissimo anche Achille Grazie, grazie, grazie. Luigi Bigon, va bene Spartana? Spero di averti risposto. Complimenti per la essere orgoglioso anche per la sua padovanità. Grazie, Luigina. Grazie, Luigina. Sì, sì, sono uh, Luigina. Mi, mi fa i complimenti. Sono sono nato a Monselice anche se sono di origine siciliane ma sono nato a Monselice, provincia di Padova. E quindi sono padovano, metà, metà, dai. Ho fatto una visita da lei, eh, prima di giurare ho mandato una lettera, spero la trovi chissà dove, tra quante. Lucia, ti chiedo scusa davvero, no, non immaginate quante cose, ma, ma mi fa piacere perché non è che stia qui a, a, a rifiutare email, messaggi, eccetera. Quindi a volte non li vedo, non è, ripeto, per eh, sufficienza perché non vedo le centinaia di mail che mi arrivano al giorno quindi non riesco proprio a stare dietro n non ce la farei quindi quando vedo qualcosa ri ri rispondo ma altre volte purtroppo non ce la faccio uh, buongiorno dottore bentornato grazie Lorella uh, Franzi Midolo uh, uh, Franzi non posso rispondere più di una domanda per persona però faccio un'eccezione volentieri eh, mobili con lieve insufficienza, ma il cuore sano, cosa ne penso? Penso che appunto non c'è niente, Francis, quindi puoi stare tranquilla, sono piccole anomalie che non danno nessun problema eh, emodinamico, quindi puoi stare davvero tranquilla. Carmelia eh, Brignone, il mio cardiologo riscontrandomi la pressione un po' alta, un po' al... vabbè, non, non capisco. Elena Antonioli, cosa si può fare per aumentare la frazione di azione maggiore a 30 che a 35? Non c'è qualcosa che si possa fare Elena, la forza inotropa del cuore quando è a questi livelli è determinata da una uh, patologia cardiaca senza ombra di dubbio, quindi si cura la patologia cardiaca, quale essa sia, se gli esiti di infarto, esiti di scompenso cardiaco, quindi non esiste una molecola che aumenti la frazione di elezione, ma esiste una molecola che curi la malattia, che genera la ridotta frazione di elezione. Eh, per quanto riguarda i nutraceutici, c'è uno studio che valuta un aumento della frazione di elezione, pensate un po' voi, con la tiamina, la vitamina B1. Eh, la vitamina B1 ha una capacità di produrre un aumento della... Della, su questo studio che ho, stud, che ho visto, quindi non è il mio parere, può essere anche sbagliato, ma è uno studio che lo dimostra. Aumenta la frazione di elezione, Elena. Vitamina complesso B, dal punto di vista nutraceutico. Mm. Oh, Anna Capasso, un consiglio sull'uso della cardiaspirina, avendo una sostituzione della cardia sinistra del 35%. Oh, uh, un oh, ho avuto mio papà con problemi allora, uh, Anna Capasso, la vitamina, scusate, l'acetil salicilico. Um, eh, la la, la, la cardiaspirina, scusate. <ride> Inizia un po' di torpore. La cardiaspirina va presa come non è una panacea, talmente tanto vero. Quello che dico che attualmente neanche si pensa possa essere utile in questa circostanza. Nel dubbio prendila, si prende a stomaco pieno sempre, ma devi orientarti non tanto su come devo prendere l'aspirina, ma il tuo obiettivo, il tuo focus è come devo evitare che le placche carotidee aumentino ok questo è il punto cruciale Sì, è vero devo stare attento come prendere l'aspirina ma è, è marginale il punto che, coloro che ti visitano che guardano e vedono che hai delle placche al 35% non si preoccupano di dirti come devi fare perché queste placche non aumentino ma si preoccupano solo di dirti prenda l'aspirina arrivederci ci